Adesso comincia, effettivamente inizia, io gli sbocco. Due giocatori che hanno molto da offrire. Sì, e poi magari che sto perdendo la sua, devo prendere il bottom catch. Comincia per combo. Riesce a droppare il tempo. Beh, perdi Lucina, tutta un'altra storia. Secondo me il suo matchup Lucina sta al vantaggio, però non si sa mai. Non so però se Bosch abbia esperienza contro Bayo, effettivamente. Non so se difesa, Ecco, inizia difesa. la cutscene, per la mano. Oh, beh, la Però... meccanica più equilibrata del gioco, Sì, fatto beh. il game. Rimuno. Ok, basta, vediamo. Beh, vabbè, la botto. Mi sa che non è la sua glitch moddata questa. Non avrebbe il culo sulla posizione. Va bene, insomma, vantaggio, vantaggio per Bosco. Botto. Comunque Izu sembra starsela cavando bene, sa le combo di Baionetta, comunque ha buildato un bel danno. E inoltre adesso porta anche dello stock Con la pistola. con le pistole, con il re di Baio. Botto fa non più, vabbè, in Giallo con l'arma, sarebbe da mannare. provato a leggere la qui. Ma Che fa cosa Bosco? fa questo in partita? Non vuole farti combattere. E va pure. Eppure, Va su e canta, muore all'esito. la situazione gioca a suo vantaggio, alla fine. Ma forse sarebbe arrivato comunque a Ok, leggere il inizia fatto. la tomba, inizia la tomba. Comunque, era una bella idea, ha mancato il timing, ma comunque Izu si sta mostrando che sa come gioca questo personaggio. E faccio di tutto fare il combo con Baio. Tipo, danni li fa, però fa un po' di fatica ad uccidere. Sì, danni sì, non Era è un fatto problema. giusto, Ma che già non si sente neanche a voi. Tantico. Adesso può dire il pezzo. qui whiffa di pochissimo nel smash, sarebbe potuto essere decisivo per il game. Beh, comunque Bosco Forse non torna, non no, torna, sì, non non torna, torna. ha perso il salto. Ebbene, game 1 per Bosco, dove si va per... Esclusivo No, in serie. Non l'hai sicuramente. fatto prima. No, era già aperto. Non può. Cioè, bello. Come Guarda, si modifica quella so che cosa? Devo andare su se Edit? Jablock fosse Jabcock. No, Mi sa scusi, non che ti è. stai sbagliando. Stai disturbando lo stream? Fate finta che abbia Vabbè, preso adesso vediamo. Counter pick su Northern Cave. Lorenzo, vedi se Lorenzo è libero, me lo chiami? Vedo. Passano con gli stessi PG. Ah, Invece c'è Baio. Luigi a Baet, ecco, dovrei cambiare il PG per aggiornare il dato. Abbiamo il DM Avrebbe sbagliato di l'ora. Baio. No, ho sbagliato, non ho sbagliato, è che non so come modificare le cose. Vediamo se questo Baio riesce a sbloccare la situazione. Beh, comunque è un PG che a cui oggi sto in parte, è un PG che piace tanto a Izu. So che si è divertito molto a giocarlo in questo periodo. Diciamo che Izu è una persona di tanti Mi dici personaggi. come si apre la cosa per il personaggio e tutto? Me lo dici una volta e io lo so. Faccio quasi di quel che pensassi. Era so proprio. Grazie Devi mille. cambiare il personaggio. Allora, Bailotta in bella. Ah, questo. E quindi sono un bello. Bene, Io ho siamo detto un perso po'. una storte, scusate per il problema tecnico. Insomma, a quanto pare forse si è preso una storte. Forse ancora in vantaggio. Prenotaggio. Oh! La botto Sì, quella. stava per fare la botta, però meglio farsi colpire che uccidarlo. Beh.
E probabilmente questo idro sta. Ha tentato di provarlo. Vediamo. Violet che io considero molto solido. Penso che comunque potrebbe avere delle possibilità, ecco. Ma al momento è abbastanza. Al momento sembra abbastanza grazie. Non saprei Violet contro Lucina. Lucina tutti contro Lucina, non saprei. Però. Scusami. E qui, perché è però Violet è bello pesante. Ma è meglio aver di più a questo punto. Oh! Prima che c'era la ricorda di. Oh! E qui legge la roll, ha smash, si porta per un'altra sorta. Potrebbe essere la sorta decisiva del set questa. Speriamo non sia un brutto. Però diciamo un po' più. È una situazione molto sfortunata perché a Bayer i punti a tirare non mancano sicuramente. Però i due l'ho visto recuperare poi. Però stiamo parlando di Borsi. Borsi comunque lo conosciamo tutti, è un giocatore validissimo. La sua Lucina fa strage. Pensate quello che volete di Lucina, però Borsi. Grande. Ok, e si porta a fare una stop. Vediamo come sarà la terra da qui in poi. Poteva fare a te. Forse era il risultato già. Stalla un po' a legge. Cosa dà in mente? Questo parabolico. Io non so perché non si trova un po', però. Beh, ancora. Io finché non perde la stock è ancora in game. Prova con tutto questo scelto. E comunque insomma riesce a prendere un po' di danni alla sua di botto, ma ormai siamo è ad una posizione dove fino a downer sì affillato il vantaggio di botto ancora considerevole, però non si sa mai cosa può fare. Vale, può recuperarla, si può dire che gli dà di tutto. Vale, può recuperarla, è vero, posso sì, confermo. E qui però adesso è una percent a cui tutto ciò che ha l'ultimativa pure la counter. Questo è bravissimo a fare ledge, non la sappiamo. Comunque bravissimo a stallare qui a ledge Izu. Ecco, siamo even per davvero qua. Ma comunque che le. No! Che cazzo è mio! Ho detto che poteva recuperarla! E infatti la recupera! Oh, recuperata! Questo fuori di tutti! Devo dire che non ci avrei mai scommesso! Eppure è successo! Violet! E siamo al game 3, signori! È stato andato avanti a salutarlo! Wow! Siamo proprio dirlo! Ho sudato! Ho sudato, amici! Sì, a presto! Poi giochiamo pronto, è salutato! È stato un po' un mentalismo! Però grazie a Dio non è stato un 2-0, possiamo vedere ancora giocare. Sì, comunque devo dire che è stato un match molto 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 interessante. Però quando Violet riesce ad entrare è abbastanza overwhelming. Sì, esatto. Tra l'altro ha fatto una rita assurda sulla run. Switch a Mario. Forse prende che lui. Diciamo che Izu ha tanti personaggi, no? Sì, non mi sorprenderebbe molto. Esatto, è una di quelle persone da cui non sai mai cosa aspettarsi, ecco. Magari tira fuori la rosa. Da un po' che non vediamo rosa. È da un po' che non vediamo solo rosa. E invece sembra di fare Violet. Tiene Violet, è confidente con il suo Violet. Abbiamo già più target, facciamolo anche. Ah, ok, problema tecnico. Io ho sbagliato di taglio. Hai pure sbagliato la spina. No, finito. Ho tante spine. Però mi sa che gli drippa il controllo. Mica. Quattro. Crollato. E dunque il giù. Da zero. Questa veloce è il tuo game. Ok.
speriamo non sbaglio di nuovo. Il mio amico Francesco. Ah ragazzi, sono Francesco. Non ci sono, vediamo, no? Ha fatto un combo che della Madonna. Sì, è stato incredibile. Vai tu. Non si fanno con questo. Cambiate i tag, più hai. C'è un chat. Dampe, tutto da vedere, sono dei giocatori imprevedibili d'altronde. Masterfield è un ottimo stage per tutti i giocatori. Masterfield è un po' buona per tutti i giocatori. Sì, comunque è ottimo stage. Questo Nair. Si ha deciso di mettere la lane in disco su quel Nair, dovrebbe essere più chiaro. Non posso vedere. Senta la rid con la flash, ma giusto la fa. Forse mi ha impiuttato quella fail, adesso non mi fa. Per ora vantaggio lieve di Izu. Vantaggio che comunque, vantaggio comunque Lucina può recuperare in nulla. Oh! Mi è piaciuto questo l'altro giro. Oh, prova l'Edgeguard. Intelligente, di Izu, prende la prima shot. Qui ciao, sono tornati. Siamo tornati? Sì. È tornata la vedi che è bella scritta. Siamo tornati. Ce la vado a fare, non passiamo l'ex, non so. Ok, siamo tornati. E siamo ancora in vantaggio per Izu. Sì, però sappiamo comunque che Smash di Lucina uccide presto, molto presto. Bosco riesce a non perdere la stop. Molto bene. E ci troviamo all'improvviso a un vantaggio di Bosco, ultima stock. All'inizio era un po'. Ultima stock per entrambi, ultima stock del set. A me sembra che sia già iniziato a capirsi meglio tutti e due. Sì, vedremo chi ha studiato di più la persona di questo suo. Ce l'abbiamo. Ha fatto la Bosco e si porta a casa al game.